Come mai hai scelto di fare l'obiettore di coscienza? Volete che vi faccia un caffè prima? No, grazie, no. Allora, come mai hai scelto di fare l'obiettore di coscienza? E diciamo che l'uomo comune serve la patria. Il filosofo trova la patria in ogni luogo e il saggio è straniero ovunque vada. Che cosa studi? Filosofia. Due uomini stanno violentando la tua ragazza. Tre uomini? In che senso? No, non ti preoccupare, è solo un test, non succede davvero. È solo un test. Tre uomini stanno violentando la tua ragazza. Quattro uomini. Tu hai la pistola. Hai il pezzo. Cosa fai, eh? Cosa fai? Non la usi? Io non ho la ragazza. Tua madre. Tua sorella. Mia madre o mia sorella? Non importa. È indifferente. Cosa fai? Non la usi? Quattro uomini. E chiamo voi? Bravo. E se noi non veniamo, che fai? Non la usi la pistola? Che fai? Che fai? Come non venite? Perché non venite? Perché non veniamo? Non veniamo. Che fai? Eh? Quattro uomini che la violentano. Quattro uomini che urlano. Quattro uomini che ansimano. Hai la pistola, forza. Quattro uomini. Sono violenti. Hai la pistola. Uomini che urlano. Bravi. Anzi, dimenano. Anzi, dimenano. Hanno gli occhi. Hai la pistola. Hai la pistola. Sparo, cazzo! Ma stiamo a fare i giochetti, stiamo a fare. Comunità Ismaele? Ma che cos'è? I disabili. No, guardi, io avevo chiesto il museo Pigorini. Ma sei stato precettato. Poi il ministero manda dove c'è bisogno. Vabbè, nell'eventualità che uno volesse chiedere un trasferimento? Il primo giorno vai a sta comunità, come si chiama? Ismaele, vai lì, il primo giorno poi ti dicono tutto. Però, vede, area assistenziale. Eh no, io avevo chiesto area culturale. Figlio mio, siete che se saranno sbagliati. S'accomodi. Prego, prego. Avanti, prego, dica. Buongiorno, le chiedo scusa, io ieri ho ricevuto questa, ma ci deve essere un errore, io avevo chiesto la visita medica superiore. Io ho la labirintite. Annunzio! Leva 1995, terzo scaglione, forza assente numero 3002. Precettato. Dovevano essere a pezzi se avevano bisogno di me. Non chiedetemi tutti di rimanere qui in sede centrale, come succede sempre con i precettati. Se poi qualcuno ha proprio paura degli handicappati, noi non costringiamo nessuno. Si tratta solo di dare disponibilità e spirito di sacrificio. E comunque vedrete, in questo posto è più facile entrare che andare via. Io sarei lo psicologo, però non variamo i ruoli. Se io dico la parola pane, qualcuno penserà alla fame nel mondo, qualcun altro allo sfilatino. Buono lo sfilatino. Ma se io dico la parola comunità, voi che pensate? Io sono il neurochirurgo che ha riaggiustato quel bel tipo. Se non controllate il catetere o lo mettete male, muore. Se dimenticate di svuotare la sacca dell'urina, muore. Se gli date troppe gocce la mattina, muore. Secondo me, questo muore. È tutto chiaro? È questo il senso della mondialità. Il senso profondo della mondialità. E allora, non mi resta che dirvi benvenuti. Anselmo, l'aereo parte tra un'ora, Sì, ce ne andiamo. Arrivederci, arrivederci a tutti. Ciao, Flora, Vi aspetto tutti nello Zaire per costruire insieme la mondialità. Bravo! Arrivederci. Ciao. A tutti! Almeno 5-6 dovrebbero rimanere. Anche fossero tre. Beh, due hanno un'espressione alquanto intelligente. Ecco, quelli li manda via di sicuro. Trasferito. 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 Trasferito.
Trasferito! Guarda che ne è rimasto uno solo. Vabbè, questo lo teniamo. Bene, Matteo. Liberissimo di avere tutte le tue idee, anche se noi non le condividiamo. Tu rimani con noi in sede centrale. Ma intesi. Valigia sempre pronta sotto letto. E voi che fate ancora qua? Ho detto trasferito! Abbiamo fatto una scommessa su di te. Invece valigia sempre sotto al letto, che vuol dire? Ma quella è un'espressione tipica di Rodo Valerio. Significa che se tu hai dei problemi o non funzioni, lui ti sbatte a capracotta. Ma non succede. Quindi potrei chiederlo anch'io un trasferimento. Perché, scusa? Perché ti chiedo un trasferimento? Saresti il primo che chiede un trasferimento. Ma guarda che questo posto è bellissimo. È bellissimo. Cioè, ora non vedi il personale paramedico perché è il giorno libero, ma in realtà qui dentro è tutto un dare ordini, è tutto un demandare. Noi supervisioniamo. Bravo, è tutto un supervisionare. E ricorda le parole di Flora, da questo posto è molto più difficile andare via che entrare. Dai. Ma io faccio. Una bella pulitina. Vuoi provare tu? Vabbè, dai, ancora non è stato assegnato, dai, poracci. Non essendo assegnato tu? No, ma io sono assegnato, eh. Come sei assegnato? Sono qui alla sede centrale. E quanti siete? Quanti siete? 5, 6, 3. Solo io. Allora, guarda, ti ho messo Sara il martedì. Per la spesa, fatti aiutare da Emilio, se se la sente. Cos'è sta storia che avete tenuto uno solo? Se permettete, ho 30 anni di esperienza e so quello che faccio. Avete mandato via 8 obiettori, siamo in 3 per 2000 turni qua. Come sarebbe in 3? Emilio non fa ancora i turni, ma presto comincerà. Questo sta qua da 3 mesi, ancora non si è levato il cappotto. Levate sto cappotto. Stai. Va bene, siamo 4. Abbiamo Renato, Franco, Alex, il girogravi, le ragazze da portare a teatro, Giustina, il turno in cucina. E tu ne hai preso uno che già vuole fare domanda di trasferimento. Ma quale trasferimento? Matteo adesso fa un bel periodo di prova, è il tempo di adattarsi. Un periodo di prova? Beh, l'avete fatto anche voi, se non mi sbaglio. Non mi pare, insomma, a me il primo giorno è morta Silvana tra le braccia. Sono cose che possono succedere. I turni comunque non si cambiano. Giusto domani arriva uno nuovo, Corrado. Un ragazzo motivato, di grandissima sensibilità. Figlio di un caro amico di Don Anselmo. E poi vedremo. Allora, oggi da Lela ti mando Matteo. A proposito, l'avete visto? Matteo l'abbiamo lasciato da... Matteo sta... da Renato. Ma no, il primo giorno no! Renato Lorigia, 35 anni, delinquente pluricondannato. Moretti dov'è? Non lo so. A me mi hanno detto di venire qui. Ah, sta in riunione, credo. Fammi fumare. Prima dell'incidente, aggressivo, scaltro, accentratore. Dopo l'incidente, aggressivo, scaltro, accentratore. Oddio, scusa. Scusa. Vabbè. Scusa. Non ho tanto tempo. Ragazzi, le cose vanno molto male. Per forza, scusami, siamo in 2 per 3000 turni. Avete mandato via tutti, ma dico, ma tenetene 3! Un pezzo di cazzo, così voi più siete e meno fate. Sappiamo benissimo perché si verificano degli servizi e perché continueranno a verificarsi. In una comunità o si sta al 100% o non ci si sta affatto. Non è un villaggio vacanze. Sì, che non è un villaggio vacanze abbiamo iniziato a sospettarlo, diciamo. Dammi la pasticca. Dov'è? Sul comodino.
Vabbè, con l'acqua. Che? Che è? Che c'è? Lo stomaco, che è? Chiama aiuto! Chiama aiuto! Aiuto! E non mi piace affatto il vostro atteggiamento. Voi con questi turni state facendo 3 on e 4 off. I turni rappresentano un'indicazione di massima. Ah no, i turni vanno rispettati. Comunque, il discorso è molto semplice. Chi non vuole rimanere qua è libero di andarsene. Io sono sempre con la penna in mano e non ci metto niente a firmare una richiesta di trasferimento, eh. Ah. Se io ho andato a scuola di infermieri, ora Renato è morto. Ma io ho dimenticato libri così, ora Renato vivo. Dovevo solo raccogliere tutte le mie forze e chiedere il trasferimento. E spegni sta sveglia. Oh, oggi sono giorno libero, eh. Mi dispiace, ma non posso. Dai, mi metti nei guai. Sì, che vuoi. No, Flora ha detto che io sono ancora in prova. È una prova, Matteo. Devo andare all'università, devo dare l'esame. Ho bisogno di dare questo esame. Sono il primo dell'appello e l'appello alle 9. Secondo l'esame parto militare, magari. Mercalli, io te adesso da Franco ci metterò un minuto. Eh no, no. Moretti! Olè, Rodovalerio, eh? In sala macchina a vedere la gente che lavora. Moretti, stiamo andando a un matrimonio? Perché? Allora, queste sono le ultime cose che mi sono rimaste pulite. È da una settimana che non riesco a farmi la lavatrice. Adesso che i ragazzi infatti ci siamo messi d'accordo, d'ora in poi qui in comunità tutti quanti ci si veste un po' meglio. Ah! Posso andare da Renato? Un attimo. Yeah. Allora, questo è Corrado. Prende servizio oggi e lui è un obiettore volontario. Corrado, ciao. Il figlio dell'amico di Don Anselmo. Sì, lui non fa periodo di prova. Oh, l'obiettore è sensibilissimo. Sensibilissimo. Ben arrivato, ben arrivato! Sì. Ciao Matteo. Ciao, piacere. C'è anche Corrado. Quindi me la dà lui una mano? Sì, c'è anche Corrado. Allora, c'è anche Corrado. Io e te qui dobbiamo inventarci una linea di attacco. Anche perché dai tuoi collaboratori e colleghi non possiamo aspettarci nulla di buono. Oh, senti, dall'ultima volta che ci siamo incontrati, ti è venuto in mente qualcosa? Che ne so, un progetto? Ma io quello che ho pensato è che si potrebbero organizzare una serie di attività. Ecco, delle attività, certo. Chi più di te si intende di diversità? Vabbè, allora tu sei laureato in medicina? No. No, 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 io mi devo ancora laureare in filosofia. Come come? Non facciamo scherzi. Guarda che io per farti rimanere qua ho dovuto combattere delle battaglie che neanche te le immagini, eh? Non è che tu sei uno che così, alla prima difficoltà, dopo un mese piglia e molla tutto? Ma no. Ah. Torno subito. Mi interessa sapere come nasce in te l'idea di fare l'obiettore di coscienza. Come mai hai scelto di fare l'obiettore di coscienza? Se io dico la parola, non so, pane, tu cosa pensi? Pane? Renato, non so. Quanto pane ho messo? Adesso Valeria al bagno e poi Franco. Senti, di chi ti parlo io tutto il giorno? Matteo, Alex, è facilissimo. Qui in comunità si fonda tutto sulla teoria della domanda derivata. È una teoria economica, è meravigliosa, non ti posso spiegare. Che fare se dal ministero ci mandano la freccia? Vabbè, però... Acceleratore e frizione, tu resti con Ana, ci vado all'università. Acceleratore e frizione, chiaro. Bentornata, Miss Comunità. Come stai? È successo qualcosa in mia assenza? Niente di che. Noi arrivi? Solo obiettori. E è morto qualcuno? Nessun morto. Senti, ho una mattinata infernale, ci parliamo dopo, bene? Oi, te, Renato ti sta aspettando tutto il giorno. Caro Emilio, vai, vai. Alex. No! Ragazzi, se qualcuno mi cerca, voi fate. Vai. Bravi. No! Andiamo. Claudio, mi ci porti tu a lavorare oggi, vero? Chi è che ti doveva portare al lavoro pallino, oggi? Pallino, guarda. Pallino ti ci doveva portare. Cazzo. Mannaggia le corna di Pallino. Senti, fai una cosa. Aspettami 10 minuti. Che siano 5-10 minuti, Un quarto d'ora. Vabbè. Pallino. Sempre al lavoro, Pallino. Moretti! Cosa rimarrebbe?
dovresti pensare ad una bella divisa per gli obiettori. Scusami, Corrado. Prego, no, no. Dunque, stavo pensando che per quel discorso delle attività ho visto che c'è un bellissimo pacco. Bravo, bravo. Lì ci sarà tutta una bella gittata, un lastricato di cemento. Mercalli, questo è Corrado. Spiegagli no. Le persone, cioè i turni. No, io c'ho il giorno libero oggi. Claudio, non abbiamo mai badato a queste cose. Mai. Corrado, ti prometto che qui le tue doti fuori dal comune saranno sfruttate nel migliore dei modi. Grazie. Io vado in ufficio. Andiamo. Mi hanno detto che tu hai scelto questa roba qua. Sì. Cioè tu hai scelto. Sì. Incredibile. Allora, qui abbiamo Luigi. Ciao. Ciao Luigi. Mario. Ciao. Ciao Mario. Sono innocui, non suoi. Lei è Anna. Ciao Anna. Ciao. Poi avrei conosciuto senz'altro lo psicologo. C'è un po' la testa lucida, diciamo, della comunità. E adesso ti presento il fiore all'occhiello della comunità Ismaele. Il principe, Franco, maestro di bon ton. Ah. Questo è il monolocale a livello terrazzato di Franco. Questo è l'orribile imbutino, stranamente asciutto, di Franco. Non abbiamo pisciato oggi, eh? E questo è Franco. Corrado, Franco, Franco, Corrado. Cosa? No, ho il giorno libero oggi io. E comunque ti prometto anch'io, caro Corrado, che le tue doti fuori dal comune saranno sfruttate al meglio. Ciao. Quest'anno vi manderò a fanculo tante volte. Perdonami, non ho capito. Ciao. Tu devi essere Lela. Io sono Matteo. Bravi, state facendo amicizia. Adesso ti porto il tè. Ti serve una mano? No, non preoccuparti. No. Lela non parla, non cammina, non sopporta i complimenti. Senti, Lela, mi hanno detto che tu hai una cosa con delle lettere per parlare. Ce l'hai? Uliana, c'è quel cartone con cui Lela può segnare le lettere? Sì, lo metto sempre di mano nel tè. Mi hanno detto che tu hai uno speciale codice, vero? Per dire sì o no. Però adesso io non mi ricordo esattamente com'era. Mano a pistola, se stringi l'indice vuol dire sì, se stringi il pollice vuol dire no. Giusto? Giusto, era una... tu dimmi, il cartone ce l'hai qui nella stanza? Ecco, però... Io non ricordo adesso esattamente qual era il sì e qual era il no. Si lamentano pure questi, oh, guarda, impensabile. Africa e banane sono finite, andiamo, arpete. Come no? Ma non hai mangiato niente. Ti prendo un altro po' di frutta, delle arance. Non me la fanno mai. Si lamentano pure. Non si può. E questi sono due. Aspetta, ci penso io. Tavolino per mangiare due stronzate, ancora che non bocchi. Mi dai due arance? Grazie. Che Francone? Sì. Di a Francone che deve mangiare quello che mangiano tutti gli altri e mica può scegliere. E andiamo un po' poi che devo chiudere. Questo mica è un autogrill, è una mensa, eh? Qua una certa ora chiudemo. Istituiamo tra di noi una nuova convenzione, per cui... Una convenzione, come parlo? Sto facendo la figura del cretino, eh? Sì, eh? Ah, senti, Lela ce l'ha il suo cartone con le lettere? No, vera Lela? L'hai dimenticata a scuola? Sì, l'ha dimenticata. Mi dai questo mentre vado a stendere? Glielo do io? Mm-hmm.
La bocca, Lela. Apri la bocca. Aprila. Buona. Vabbè. Finirà la mamma quando torna dal lavoro. Guarda, Corrà. Vai. Uno. Due. Tre. Vai. Scusa. Hai visto? È facilissimo. Vuoi che ti leggo un libro? Eh? Te lo leggo? È questo qui. Eh? Allora, è un pezzo bellissimo. Lei lo guardò con un sorriso dove non appariva alcuna apprensione. Quel sesso non prova mai pietà né apprensione di fronte ai terrori della passione e non vi è mai accolto senza ironia e gioia maligna. Eh? Bello, vero? Forse l'avevi già letto? L'avevi già letto? Tu non devi fumare. Pare facile. Renato rispettava solo il suo infermiere, Tani, l'albanese. Sbarretta, Franco? No. Dai, solo stanotte, sbarretta. No. E facci dormire una notte. Buonanotte, Franco. Buonanotte. C'è un francese, uno spagnolo e un italiano. No, aspetta, c'è un tedesco, uno spagnolo e un italiano. Senti, allora. C'è un giapponese, un filippino e un siciliano. Aspetta, com'era? Prendono l'aereo, poi il filippino... Lella, non ne so raccontare io, scusa. Sono bellissime, Lella. Franco. Perché Franco cadeva tutte le notti? Un po' andiamo. Perché non c'era personale medico? Perché Mercalli e Moretti riuscivano allora e Rodo Valeria era rimasto? Tendeva dietro la parola a Flora. Aveva fatto una scommessa su di me. Forse la voleva perdere. Dopo una settimana nessuno parlava più del mio trasferimento. Ciao. Ciao. Scusa. Sì. Scusa. Alex, passiamo un po' di tempo insieme oggi pomeriggio? Magari. Io con te andrei pure a Centocelle. Io guidavo 20 ore di seguito per emorroidi. Ma basta. No, ma come basta? No, adesso te le mangi. Almeno altre tre. Mi fa male la panza. Almeno questa la mangi. Dai. E adesso passiamo a questo. Perché non vieni a sederti qui? Insomma, Alex, com'è secondo te questo nuovo obiettore? È un obiettore un po' come tutti gli altri. Ora te lo dico io com'è. Sei motivato, propositivo, intelligente, abbastanza ottimista, ma stabile solo all'apparenza. Infatti a conoscerti bene si scopre una fragilità nascosta. Hai una storia di 3 anni che è finita male. Per la verità dura ancora. Sì, vabbè, ma siete in crisi. Nella vita avresti tanto voluto fare qualcosa per gli altri, ma non ci sei mai riuscito. Ed è per questo che starei bene in comunità. Sono tutti così gli obiettori? Più o meno.
Tu che ne pensi, Alex? Ti devo confidare un segreto. Che segreto? Vieni un attimo qua. Ho la brama. Che è? Che significa? Ho la brama. E che è? Devo cagare. Come devi cagare? Quando? Adesso. Non mi lascerete mica qui! Dopo! Ti vengo a prendere dopo! Aspetta un secondo, volevo dirti una cosa. Scusa, stavo andando di sopra. Perfetto, vengo con te. Allora, come sta andando? Moretti e Mercalli ti aiutano? Bene, bene. Finché non sei sicuro, tu non fare niente. Tranquillo, tra un attimo riparte. Ho saputo che con Leila state diventando amici. Sì, spero. Ecco, Matteo, una ragazza in carrozzina può essere fragile. Non essere troppo gentile in questo posto. Con chi non dovrei essere gentile? Lo dico per te. Non essere troppo gentile. Oh, merda! Te l'avevo detto! Scusa, Alex. Matteo! Hai visto l'obiettore? Mi lasci nella busta! Emilio! Emilio, ti prego, fallo tu! No, aiutami. No, lasciami stare! Aiutami! Lasciami stare! Dix! Oh, Matteo, ma che ci fai con il Dix? Matteo, gli occhi! Tutta la roba della cioccolata, gli occhi! Mi devo venire che per lì siamo invitato! Sì, sì! Vieni! Non ti fa così! Si fa come dico io! Non volevo, non ho fatto apposta, pensa che figura che ho fatto! Casino! Scusami, scusami, non volevo! Matteo, non è colpa mia, non ho fatto apposta, ho mangiato troppa cioccolata. Adesso sei pulito. Su,
Beatrice! Allora, Franco, ci vai sulla lettiga come tutti o continuiamo a fare i capricci? Moretti, Corrado, mettetelo sull'ambulanza! E non perdiamo altro tempo! Francuccio, non pensare che ti vogliamo fare ricoverare. È che hai sempre questo disturbino. È bene fare un controllo. Flora, su, non facciamo le cose a coglionella. Per una volta facciamo le cose serie. Fanculo. Coglionella? Hai visto, Franchi? Non era male sto medico, ci ha messo 5 minuti. Oh, che cazzo succede? Non ho fatto un cazzo. Ma come, Franco? Cazzo, com'è possibile? Il dottore ha detto che era tutto a posto. Sto a esplodere. Ma come sta a esplodere? Ma che cazzo significa, Franco? Oh, che cazzo facciamo? Che facciamo? Lo riporto in ospedale. No, in ospedale no, allora che fai? In ospedale no. Dai, cazzo, fai in comunità, corri, dai. Corro. Oh, vai piano, però. Oh, corro, vado piano. Corri, ma vai piano. Ma che siamo tornati a fare in comunità? Non c'è manco l'infermiere di notte. Io non ho capito, perché non l'hai riportato in ospedale? Claudio, per favore, quello sta per esplodere. Prendi un'altra buca col pulmino e ci esplode in macchina. Lo capisci? Dai, proviamo col Tani, su. Ha detto no, coglionella. Ora sono mezzanotte io, va bene? Moretti, vattene con le coglioni. Di Flora mette lei, tubino. Che cosa ha detto Rodo Valerio? Ho capito, ma se tu parli con Tani, lui lo fa. Lo sai com'è lui, lo sai quanto è albanese. Riportatelo in ospedale. Riportatelo in ospedale! Oh, ragazzi, ci vediamo domani mattina. Io ho bisogno di staccare il... Matteo, vieni qua. Gamba. Corrado, qua sotto. Aspetta. Di oggi è il mio giorno libero, per cui io adesso prendo e me ne vado. Invece te te ne stai qua perché da mezz'ora è il mio giorno libero. Ma sta ancora male. Tu che dici? Senti, ma dov'è quella busta delle cose mediche di Franco? Sta sull'armadio. Sta là, questa. Ecco quella, dai, passamela, dammela. Allora, chi prende il rosso, gliene infila. Anch'io? Sì, Matteo. Ancora pensi al trasferimento, su. E vai così, sì. Bene, bene così, sì. E mettiamo sto catetere, Franco. Non trovo nessun buon motivo per cui lo debba fare io. Pensa alla cazzo, che sta succedendo qua dentro? Ciao, Franco! Oh, scusate, ho fatto tagli. Allora, cretino, Franco non piscia da 15 ore. Tu adesso prendi questo bel catetere e risolvi questo bel problema. Vai, vai. Vabbè, se Franco è d'accordo. Ciao, Franco! Sei sparito 5 giorni, sei sparito. Sono sempre stato attento a non prenderla dietro. E allora mi tocca prenderla davanti. Sentire niente? Quello lo deve fare. Pallino, abbiamo fatto dei numeri incredibili per coprirti. Bastava una chiamata. Ah, io dovevo chiamare? Mi vedi per te con quel catorcio, non torno più, ma me la vuoi fare una chiamata almeno per sapere come sto? Magari ero morto da giorni, poi dice agli amici. Attento adesso, dovresti sentire una specie di resistenza. Ok, quando sento la resistenza mi fermo. Alla Franco? Oh, la volontaria straniera. Pallino, ma che stai facendo? Pallino. Chiudi la porta. Disculpen. Yeah. Ci siamo quasi. Attenzione.
Resistenza. Allora, resistenza. Adesso dovrei sentire una specie di plop. Allora, vai pianissimo. Se senti, appena senti plop, ti rifermi. Ok. Attento adesso, che se buchi la vena inizia a sputare sangue. Poi diventa un casino. Ad ogni modo, se dovesse andare male... E Franco, dai, dai. Ci dovremmo essere, eh? Vado? Vai, vai. Vado, eh? Vai. Senza limite. E vai, cazzo, dai. Ci siamo quasi. Oh. Ecco. Là. Bravo, bravo. È andata, Franco, è andata. Ah, bravo. Dai, Franco. Bella. Bella pipì scura, vera. Credibile. Guarda quanta cena aveva. Ancora. Non fai i turni, ma Matteo? No, ma tanto prima o poi dovrò cominciare. Sono contenta, comunità, mai peggio di così. Non so da che cosa dipende, ma non c'è mai un giorno in cui l'obiettore che mi deve venire a prendere al lavoro sia puntuale. L'altro giorno io sono stata addirittura lasciata in ufficio e nessuno si è degnato di venirmi a prendere, va bene? Infatti, anche io l'altro giorno sono stata abbandonata in un prato. Da lui. Come ti chiami, scusa? Matteo. Ecco, meno male che Furio non era di servizio in caserma e mi ha salvata, amore. Perdonami, Flora, però sono i nostri compiti che non sono ben definiti. Ti faccio un esempio. L'altra sera... Ma non sono ben definiti? Siete voi che non rispettate i turni. No, Flora. Claudio, che è un attento osservatore, sta solo dicendo che veniamo considerati tappabuchi. Ah, tappabuchi? Voi buchi li fate. E quando bisogna tapparli non c'è nessuno. Ecco, guarda qua. Tutti si lamentano. I turni saltano sistematicamente. E ci sono obiettori che spariscono per intere settimane. Flora, perché lei ha ragione? Pallino, taci. Scusa, Flora, però noi l'altra sera, a proposito di Franco, abbiamo fatto una cosa che non era nelle nostre competenze. Bravo, Corrado. Ah, grazie, Corrado. Quello che è successo l'altra sera è scandaloso. Ma vi rendete conto di quello che poteva succedere? Ma voi siete dei pazzi. Ma Flora, ma se non era per noi, Franco... La questione è semplice. Ne ho parlato con Rodo Valerio ed è d'accordo anche lui. Fino a nuovo ordine, il giorno libero è sospeso. Costruzionismo duro. D'altra parte... Dai, amore, ma che ci vuole? Esplicatevi, dai! Chi manca ancora? Matteo, andiamo, dai! Andiamo, ma dai. Perché andiamo via tutti? Matteo, basta, perché? Vabbè. Sì. Ma siamo sicuri? Siamo sicuri. Ma ciao, Beatrice. Ciao. Senti, noi stiamo andando a fare un giro, vieni con noi. Che bello, Flora lo sa? Beh, non proprio, non esattamente. E dai, una birra, vieni con noi. No, grazie. Vabbè, ma ci divertiamo, facciamo qualcosa di diverso tutti insieme, dai. Ci pentiremo. Cominciamo, treni? Andiamo allora, facciamoci. Che divertimento questo. No, grazie, non mi va. Ah, hai visto come lavora bene il senso di colpa? Te l'avevo detto. Oh, coprici con Flora. E lasciala perda quella. La volevo coinvolgere, è sempre sola. È una stronza. Aveva ragione Corrado. In comunità non bisognava chiedersi perché. Bisognava chiedersi perché no. Perché non rubare il pulmino e andare tutti nella discoteca di DJ Ginko? Perché non goderselo un po'? Perché no? Era l'ostruzionismo duttile. Corrado ne aveva stabilito il decalogo. Primo, prescindere da Flora. Secondo, vivere il momento. Ciao. Terzo, ciao. Andare incontro alle esigenze dei disabili.
Tranquillo. Oh, cazzo, mezza volta. Dai, Emilio. Mi hanno detto che pilota Viglia aerei. Sì, Jumbo. E questo tubo? È un catetere, non ti preoccupare. Proviamo. Ma ti funziona? Funziona, funziona. Che palle, te pette! Perché non andiamo a Roma? Alex, noi siamo! Me l'avevo detto di lasciarlo giù raccordo a quello. Che cazzo cosa devi portare a fare? E guida bene, coriato! Quindi peggio l'handicappata, oh. Sull'incidente di Renato circolavano versioni differenti. Per Pallino si era rotto il collo scappando su un'auto rubata. Per Moretti era stato messo in mezzo e l'auto non l'aveva rubata. Per Mercalli era tutta una scusa. Ma l'ultima parola sarebbe stata quella del giudice, che doveva stabilire se a Renato spettasse o meno un risarcimento di oltre 1 miliardo. Una volta gli ho chiesto come si era sentito quando aveva saputo che sarebbe rimasto paralizzato dalla testa in giù a vita. Normale. Però l'aveva messa nel culo, eh? E bravo Matteo. Te la sei fatta leggere la mano? No. Preferisco non sapere niente sul mio futuro. A me una zingara uscendo da Regina Celi me l'ha letta per 50.000 lire. Spegni il televisore. Prendimi un bicchiere d'acqua. Lo sai che mi ha detto? Mi ha detto che sarei stato ricco e potente e circondato tante persone. 50.000 lire spese bene, eh? Perché? Non t'è andata proprio così. Non mi è andata così. Guarda intorno. Frigorifero, videoregistratore, aria condizionata. Hai mai visto una stanza così? Mai, te assicuro. Accendimi una sigaretta. Mi hai mai visto con meno di 1 milione nel portafoglio? Compro tutto. Sono sempre più ricco. E senza muovere un dito ho sempre più soldi. Ma non sei libero. Io faccio quello che cazzo voglio. Guarda intorno. Ci sono tanti oggetti di valore. Li mando su e giù. Non mi è mai sparito niente. Non ti sembra strano? E se poi vinco la causa dell'incidente? 1 miliardo. Ma non sei libero. Tu non sei libero. Tu sei costretto a stare qui, con me. Fammi bere. Ho sete. Con la cannuccia. Sei sete. E io non ti faccio bere. Tu non bevi. Io faccio quello che cazzo voglio. Tu non puoi fumare. Non puoi tossire. Non puoi pisciare se non c'è qualcuno accanto a te. Io posso andare dove voglio. Tu senza di noi non puoi fare niente. Prova. Cosa? Vai. Perché? Vai. Vai! Tutto bene, Matteo? Sì, sì. Thank you.
Voi siete le mie gambe e le mie braccia. La testa sono io, ricorda. Quattro spaccate. Matteo, vero? Sì. Aiutami. Gliela fa vedere. Vero, Franco? Perché? È sua figlia. È vero? Ok, ufficialmente inizia la festa di Franco. Facciamo tutti il gioco del cobra ballerino. Basta! Bravo, Franco! Nasconditi! Dai, oh, auguri vecchi, mi raccomando, eh? Auguri, Franco. Ok? Bella festa. Ciao. Siamo Domenico e Camilla. Vai Domenico, vai Domenico. Che ci vuole? Per forza. Ah, vieni qua. Non lo so che ci vuole, ma vediamo. E che ci vuole? Ecco che ci vuole. Ma che stai a fare? Oh? Che faccio di spoglio? E che ci vuole? Ma da sotto mi ha levato il vestito. Oh, oh, non ti ribellare. Vedi che io ne ho spogliate almeno 50 di loro. E io sono diversa da tutte e 50. E tutte e 50 hanno detto la stessa cosa. Oh, da sotto lo devi levare il vestito. Non lo levi così. Da sotto? Come erotica sta frase. Da sotto. E leviamolo da sotto. Attento. Attento a che? Così va bene. Vieni qui. Ecco fatto. Sbattimi per terra adesso. Sbatto nel letto. Oh. Vedi che sto facendo il lavoro per te io, eh. Ma ti hai sentito? Speriamo. Da. Che stai facendo? E ti sto
E come? E che ne so? Vai, sta ferma. Non riesco a levarlo. Ma pure te che metti i guanti. Che ce l'ho messo io? Vediamo tutti quanti. Come sul tiro, hai visto? Franco partiva per le vacanze. Seduto sul sedile del pulmino si sentiva un po' come sul tir. Metti la prima. Dai. Pallino lo sapeva. Vabbè. Francone, non me lo portare sulla cattiva strada, eh? Spero di essere stato un buon amico. Ciao Franco. Ciao Franco, ci vediamo a settembre. Ciao. Ciao Franco. Franco raccontava sempre che era stato camionista e aveva fatto un milione di cose, che aveva portato in giro per l'Europa gli spettacoli di Visconti e di Zeffirelli, che aveva conosciuto un sacco di gente, città, donne, che aveva detto ti amo in più di 100 lingue. Era l'unico che poteva permettersi vacanze per conto proprio. Tutti gli anni andava nello stesso posto, un centro specializzato sull'Adriatico famoso per le sue infermiere materne e sensuali. Per 2 mesi non voleva saperne della comunità, degli obiettori e della sua malattia. Per 2 mesi andava a letto all'ora che gli pareva. Di giorno amava stare nell'acqua, come quando era bambino. Sempre che Franco fosse mai stato bambino. Alex amava i luoghi affollati, lo stadio il giorno del derby e i concerti rock. E da poche ore possedeva una carrozzina nuova, elettrica. Dottor Valerio continua a parlarmi di questa linea d'attacco, ma che significa? Io lo devo capire, perché se no sto male, ho bisogno di capirlo, se no non mi sento all'altezza. Oh, Rado Valerio, lascialo perdere, quello è un suo modo di dire. Il nostro problema adesso si chiama flora. Attaccare cosa poi? Attaccare chi? Attaccare, nel senso di non fermarsi, di andare avanti. Ecco, attaccare flora. Se 3 obiettori accompagnano un disabile a provare la carrozzina nuova, uno deve rimanere in comunità a lavorare per 4. Ora avevo capito cos'era l'ostruzionismo duttile. Eccolo, lo vedi il senso di colpa? Io adesso ho la sensazione forte di aver dimenticato qualcosa di importante. E dai, no. Non ti preoccupare, noi dobbiamo andare solo avanti. Là, che c'è un papà. Che poi la comunità gli smette. Tolta Flora. Tolto Rado Valerio. Tolto Renato. Tolti i disabili. E non è mica male. Che non ridevi mai, ma adesso ero tutti coglioni, no? Ma dove siete stati tutto il giorno? Matteo! 12 ore e 3 persone per ritirare una carrozzina. Oh, calmo, calmo. Calmo? Calmo? Allora, io sono stato tutto il giorno con Renato, ho dato da mangiare a Nadia e Renato insieme. Ho preso Lela al dopo scuola, Nadia a meditazione, ho cucinato per 15, ho rimesso a posto tutto e non è rimasto più un cazzo da mangiare. E questo è un istruzionismo duttile. Allora, innanzitutto, se c'hai i mercalli che ti danno? Mercalli? Mercalli c'ha il giorno libero. Non si può dire. Mercalli c'ha il giorno libero. Non si può dire. E domani me lo prendo pure io il giorno libero. È pieno. C'è tutto domani. E infatti, quando noi 3 siamo stati tutto il giorno con Alex. Ok. Alex. Alex.
per forza, ma è prevedibile. Intervista, certe situazioni, decesso, certo, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. Glielo dico io, ci penso io, va bene. Sì, sì, grazie. Ciao. Insomma, un'ulcera, che evidentemente era lì da chissà quanto tempo. Buco, intervento, ma poi peritonite, emorragia, edema polmonare e decesso. È morto. Ma chi è morto? Franco. È morto. Brava Flora, uno muore, lei depenna. Flora, noi abbiamo preparato un documento su Franco. Pensiamo che la comunità l'abbia sempre trattato come un disabile di serie B e che ha delle precise responsabilità per la sua morte. Interessante. Prima però, se non vi dispiace, facciamo i turni. Giro gravi lunedì mattina, chi lo prende? Lo faccio io. Alzare Renato? Lo facciamo noi. Ah, così senza lamentele? Lavoro Nadia. Ma... 4 mesi di turni almeno ci avevano segnato qualcosa. Ce li organizzavamo noi in modo da ricavare buchi liberi e continuare a far credere a Flora di controllarci. L'ostruzionismo duttile era finito. Non avete capito niente. Il vostro amico andava educato, guidato, non assecondato. Aveva una stanza che faceva schifo. Non è colpa mia se le signore delle pulizie rifiutavano di andarci. Franco non veniva visitato da un dottore da mesi. Perché? Pallino, anni! Erano anni che Franco non veniva visitato da un dottore. Come fai a negare la vostra responsabilità? Guido, per favore, glielo spieghi tu perché nessuno si era accorto di quest'ulcera. Per la sclerosi? Non aveva mica una sensibilità normale, che vi credete? Ma se fosse stato visitato da un dottore se ne sarebbe accorto, no? Io mi ero offerto di visitarlo, ma lui non voleva, non gliene fregava niente. Franco rifiutava i dottori. Erano 4 anni che non si faceva visitare. Era una sua scelta. E allora dovevate obbligarlo? In comunità non si obbliga nessuno. Se poi intendi dire guidarlo, educarlo, beh, se permetti, col clima che avevate creato non era tanto facile. Se poi ripensa alla frutta, a tutta quella frutta. Poverino, la frutta. La frutta, per uno che ha luce, è una bomba. Lo so cosa pensate. È morto quello sbagliato, eh? Senti, ma non è che ti va di fare qualcosa? Andiamo da qualche parte, ci facciamo un giro. Va bene, Matteo, vai da Flora, fatti dare le chiavi del pulmino. Svolta a destra. Ecco, adesso a sinistra, a sinistra. Qua a sinistra? Sì. Per te niente, eh? Fare questa curva. Ci sono rimasto così in questa curva, penso. Vedi quello alimentare là? Prima c'era una banca. Andavo sempre a fare dei prelievi. Ecco, adesso fermati. Qui? Sì, qua, fermati. Perché?
fermati, non ti preoccupare, fermati. Oh, che cazzo è? Fermati, non ti preoccupare, vai avanti, vai in giro dalla piazza, dai. Vai, continua a girare. Gira, dai, gira, intorno. Qui il regalino, Okay. Allora, fermati qua. Ciao. Simpatico il tipo, Sì, è mio nipote. Oh, mi raccomando, voi non avete visto niente, a me non mi possono perquisire. Ok? Ok. A lui non lo potevano perquisire, a noi ci potevano arrestare. Tani l'albanese si incazzò. Tani ha parlato con tutti, non ha parlato solo con me. Ha detto che è il fisico debilitato e che una canna di troppo gli può far venire un collasso. È libero di averlo. E l'obiettore è libero di finire in galera. Quello se vuole sfornare le canne e noi finiamo in carcere. Ma voi gli volete bene, Renato? No, no. Non è questo il punto. Il punto è che noi siamo qui per renderlo libero, libero di fare quello che vuole. Guarda che quello prima dell'incidente ci andava giù pesante con la roba. Se ti chiede di fargli una pera, gliela farei. È esattamente come quando a Bogotà i vecchietti ci chiedevano di masturbarli. Era terribile, ma come facevi a dirgli di no? Sì, non mi sembra esattamente la stessa cosa, comunque. Tu che fai? Caro Claudio, io ho finito. E questo problema, diciamo che io lo sento e non lo sento. Il vero dramma è un altro, è che tanto, Renato, non muore mai. Comunque, ognuno decide per sé, eh? Allora tornerai a trovarci? No, non voglio diventare un ex obiettore, cioè gli ex sono di una tale tristezza, l'ex pugile, l'ex cuoco, l'ex presidente del consiglio, non lo senti quanto suona triste? Hanno sempre questo incedere un po' curvo e rimpiangono sempre i tempi in cui c'erano loro ed era tutto diverso, era tutta un'altra cosa, no, per carità. Allora non devi tornare. No. Ciao. Claudio. E niente, ti lascio i miei turni con Renato. È martedì mattina, il giro gravi. E ho promesso a Flora che domani le tagliavo le unghie. Dei piedi. Dei piedi? Vabbè, resta altri 5 minuti. Addio. Tutto bene? Sì, non toccatelo. Fatelo respirare. Ha bisogno di aria. Mercalli si fece 3 mesi di gesso. Qualcuno lo conosce? Vacanze natalizie comprese. Poverino, così giovane. Flora, sono Valerio. Chiamo dall'Africa e sono già a Kinshasa, la culla della mondialità. Fermi, ma quello è il nostro pullman. Vi prego, Don Anselmo non lo ascoltava nessuno. Se lo ascoltavano, non lo capivano. Ok, non è il nostro. Allora, arriviamo in anticipo. Arriviamo il 31 di dicembre alle 20. Lui era sempre in anticipo, di almeno 20 anni. Negli anni 60, quando aveva fondato la comunità, era avanti di 20 anni sui tempi. Poi i tempi l'avevano raggiunto e superato, ma lui era già in Africa a inseguire il suo nuovo sogno. La mondialità. Ma insomma, ci state lasciando da soli. Per cortesia, non facciamo storie, eh? Vabbè, ma la responsabilità, Rodo, 3 giorni da soli, 3 giorni. Rodo, Valerio e Flora partivano per un convegno. Conto su di te. Ma sì, sì. I tuoi colleghi stanno prendendo una brutta piega. Sarete in grado per 3 giorni di non fare sciocchezze? Sì, vabbè, ci state lasciando da soli con loro. Senti, Flora, se veramente tu restassi? Se permetti, il convegno l'ho organizzato io e vorrei esserci. Management. Benissimo. E professionalità nella gestione dell'endica. Queste sono le chiavi del pulmino. Dalla Renato, lo date in custodia a lui. Ho controllato i chilometri. Usatelo solo per andare a prendere Don Anselmo all'aeroporto. Se vengo a sapere che avete fatto un altro viaggio, io avverto subito il distretto militare. Chiaro? Certo, io le chiavi le do a Renato, responsabilità sua. Esatto, il distretto militare. Ho detto a Renato di controllarvi lui, e quindi vedete un po' quello che potete fare. Rodo, goditi il convegno. Oh. Mi raccomando. State tranquilli. Adesso vedrai che cosa succede qua la notte. Ti sta piacendo? Ti stai divertendo? Sì, è proprio bello qui. Non come il mio centro. Ma qua ci sono preti e suore? No, ma questo sarebbe il posto adatto a te.
Noi cerchiamo persone come te, come me, che sanno dare. Io sono il capo, non so se te ne sarai accorta. Tu sei molto simpatica, sei. Guarda un po' chi si vede, un ex obiettore. Scusa, ma devo proprio andare via. Dove te ne vai? In caserma? Ma quale caserma? Devo andare al distaccamento di Fregene, c'è la festa degli allievi ufficiali. E a mezzanotte ci buttiamo tutti in piscina in divisa. Spassosissimo. È rituale. Incredibile. E io rimango qui per non annegare. Non ti preoccupare, ora verranno a prenderci. Tranquillo. Ora facciamo una telefonata. Sì, vai. È proprio perché è Capodanno, non è che posso fare come mi pare. Sì, va bene. Sentiamoci più tardi. Ah, coglionello, no, amore, lo sai che mi annoio qui. Dai, sei preoccupato. Proviamo un altro numero, vediamo. Corrado, perché non andare tu all'aeroporto? Ma certo, Moncello, ci vado con lei, eh? Grazie, pallino. Happy New Year's to you too. Okay, happy New Year's. Say hello to Jack and Krista for me. And Stefan and Eric as well. Pazienza. Ce ne andiamo a piedi. Scherzavo, eh. Scherzavo. Dai, più la so, adesso vediamo. Ehi, ciao, inizio. Dai, che buona. Vai, domenica, vai! Come ti chiami? Bella Dani! I ragazzi. Ma Lela, ma chi te l'ha detto? Ma come mi piacciono i ragazzi? Oh! Lascialo perdere, Matteo, dai. Lascialo perdere. Vieni qua. Vai, spingila, spingila! Aia, cazzo! Mi fai assistenza tu? Sì. Sono un po' complicata. Giralo! Rilancialo, giralo, fallo, vomitare, vai! Finalmente a casa. Grazie, molto gentile. Ho fatto girare in mezzo a Roma. Grazie. E bamba, esi bomba. Sì, sì. Non ti preoccupare, qualcosa troveremo di mangiare. Ma allora c'è qualcuno?
troveremo qualche cosa da mangiare, qualche bistecca, qualche pera, qualche mela, eh? Grazie, Marino! E lascialo! Ciao, Leila. Sono arrivata dall'Africa, eh? Qualcuno poteva venire a prendermi, no? Ma abbiamo visto che lasciati a se stessi gli obiettori non sono capaci. Anselmo, ma poi che cosa ne vuoi sapere? Sei stato in Africa per tutto questo tempo? Progetto. Ma calma, ma sono 30 anni che io vivo. Ma un esperimento, uno solo. Bisogna fare un'organizzazione precisa del tempo. Vendite. Dobbiamo solo fare nuovi turni e basta. Tanto, comunque ci accusiamo di sbagliare. Allora io dico, continuiamo a sbagliare, ma sbagliamo bene, sbagliamo fino in fondo. Sì. Senti, sono le 6:40, tra 5 minuti parte il giro Gravia. Chi lo va a sbagliare? Senti, Padino, lascia stare sto foglio, ce l'ho qualcuno, dai. Dai, vado io. No, Claudio, tu sei stanco. Ho preso il caffè. Ho capito, però non hai dormito, vatti a riposare. Ho preso il caffè, mi sono fatto la doccia. Sei stato tutta la notte con Renato. Corrado, ho preso il caffè, mi sono fatto la doccia, sono sveglio, sveglio. La comunità decise che doveva riorganizzare i compiti degli obiettori. Ma noi ci eravamo già chiariti. Era molto semplice. La comunità eravamo noi. Insomma, ognuno faceva semplicemente ciò per cui era più portato. Dai, su Matteo, è ora. No, senti, per quel discorso che facevamo prima, l'idea di andare a vivere dopo il servizio con Pallina e Uliana, Sì, magari anche con Alex, Leila. Ecco, magari Alex proprio. Comunque, sarebbe come una casa famiglia, però con le persone con cui stiamo bene, le persone che amiamo. Matteo, se io non fossi stata in carrozzina, tu ti saresti innamorato di me? Certo. Certo? Vabbè, non lo so, dai, probabilmente non ci saremmo neanche incontrati. Vabbè, andiamo al cinema questa sera? Ma che c'entra il cinema? Dai, stiamo parlando. Senti, forse a te piace stare qui, dove tutti stanno insieme, dove tutti si amano, dove tutti escono con quel pulmino. Forse a te piace, ma a me no. Pensavo fosse chiaro questo. Oh, Beatrice, guarda che sta arrivando il tuo fidanzato. Ah, sì? Sta venendo su. Ma l'hai proprio visto che saliva? Ho cercato di fermarlo, però lui... Ah, va bene, grazie. Scusa, però tu hai scelto di stare in questo posto. Furio è come me. Furio ci sta a disagio qui dentro. L'hai notata la fretta che ha di andarsene tutte le volte che mi viene a trovare? Certo che l'ho notata. Ecco, io sono come lui.
Se io stessi bene, non abiterei mai in un posto come questo. Mettitelo in testa. E adesso vai via, che sta arrivando. Eh no, noi due adesso parliamo. Va bene, ne parliamo stasera. No, adesso. Beatrice, ma che è sta porta chiusa? Va bene. Io adesso apro la porta e tu gli dici che stiamo insieme. Beatrice? No. È stato lasciato dalla ragazza e... Ma tu piuttosto perché hai fatto tardi? Io è da un'ora che ti sto aspettando. Matteo! Matteo, ti hai rotto l'ascensore! Matteo, mi puoi portare la Flora? Capo! Che fai? Che fai? Merda, raffami! Che fai? Il giornale! Oh! Hai tanto che mi fa male! No! No, ti fa male! Matteo, ma che mi lasci qui? Matteo! Ancora la mappia di sigaretta. Te le prendo dopo, dai. Dai, ora la mappia di sigarette. Te le posso pigliare dopo, eh? E dai, la mappia di sigarette, dai. L'assicurazione, ma il regalino me lo fai? Certo che lo faccio il regalino. E come te lo faccio? Oh, ma chi la guidava sta macchina? Non mi ricordo proprio, non mi ricordo. Non mi ricordo. Non mi ricordo. Arena di, chi è buona? Dai, dai, sbrigati, sbrigati. Ma tu vuoi di? Figurati se non lascio qua, dai, sta tranquillo. Piano, piano che sento dei rumori, piano, sta buono. Eccolo. Andiamo. Flora ci ha schedato tutti. Corrado. Aspetta, aspetta, aspetta. Ancora Corrado. Ascolta Matteo. E dimmi buono, gentile, fragile, ottimo elemento. Corrado. Corrado. Straordinario elemento, laureato, colto, propositivo. Ha fatto domanda di rimanere in comunità. Però. Caratteristica principale, omosessuale. Sì, ecco, questo è il ragionamento tipico di Flora. Allora, te c'hai i dread. Sei sensibilissimo, sei omosessuale. Certo. Ma dove sono Corrado e Matteo? Eh? Matteo e Corrado dove sono? Corrado sta con Renato e Matteo ci sta difendendo al consiglio di comunità. E allora Matteo, dici tu, spiegaci tu questa tua, non vorrei chiamarla autogestione. Noi crediamo che organizzandoci i turni da soli li facciamo meglio. Tutto qui. È molto semplice Matteo, l'obiettore è qui per dare una mano. Se non la dà, se ne va e basta. Abbiamo già tanti problemi. Cazzo, cazzo. Seguimi, Domenico. Seguimi. Stai buono qui, eh? Mi piace, mi piace. Basta che gli obiettori accettino di sopprimere il giorno libero e le licenze, però che si assumano un serio impegno, che dove il servizio rimangono tutti. Almeno qualcuno. Anselmo, ma non stiamo parlando degli obiettori del 72? Ma non so se mi spiego, ma tu non li conosci? Ma tu stavi in Africa! L'Africa, bellissima. Ma spiegami che è successo. Guarda. Ciao, collega! Oh, che avete fatto? Ma che abbiamo fatto? Niente. Tu, Cannette, che abbiamo fatto? Vabbè, non lo voglio sapere.
non lo voglio sapere. A Matte, che c'è la festa? No, dov'è la festa? C'è il consiglio. Rinasta da Paola. Dani, non gli ho dato il foglio di via. No, c'è, dai, Domenico. Spostati con me. Che c'è di là la festa? Dov'è la festa? Su, c'è la festa su. Ho capito. Quanto sei bella. No, cazzo, è rotto. Ma dove sono gli altri? Le scale. Quanto sei bella Cinzia del mio cuore. Colleghi, dove stanno andando? Io sento che c'è qualcosa di giusto, di buono nella parola di Marco. Matteo. Dobbiamo ragionare. Qui dobbiamo capire. Sui conti e debiti ragionare. È tutto molto bello, Anselmo, ma qui bisogna far quadrare i conti a fine mese. Quadrare l'umanità. Ma che canto sto stornello dedicato a Cinzia. Canta. Avete incontrato qualcuno? No, no. Va bene, avete lasciato solo per 5 minuti. Che mi lasciate solo? Ma non è che ci becca qualcuno? No, stanno litigando. Ma a me non sembrano tanto male questi obiettori. Fanno animazioni. Per esempio Renato. Renato lo vedo più vivo, più partecipe. Un morigotto. Un morigotto. Dani, svegliati. Dai, che c'è? Renato sta male. Cos'è successo? Non lo so, stavamo sul pulmino, ha perso conoscenza. Renato, che succede? Telefoniamo Guido. No! Cerca di capire cos'è successo, magari non è niente. Io non sono medico. Ti prego, Dani. Io non sono neanche vero infermiere. Dani! Io... Può provare. Tanto foglio via. Leva giacca. Io vado a chiamare gli altri, Ok. La gente qui dà la sua pensione e pretende un servizio, chiaro? E non credo che voglia sentire parlare di autogestioni. Ma io non ho sentito nessuno parlare male di questi obiettori. Ma questo lo dici tu. Sono io che so come vanno le cose qua dentro. Ma qui bisogna dare fiducia. Noi dobbiamo contrastare questo individualismo esasperato che regna là fuori nel mondo. La comunità è un luogo dove si è solidali. Io sapere. Matteo, tieni la testa. Voi obiettori siete molto fortunati. Dottore Di Renato è molto previdente e non stupido come voi pensate. Tani, che cosa? Semplice. Eroina. Come eroina? Com'è possibile? Adesso che facciamo? Narcan. Voi obiettori siete molto ingenui. Renato fa sempre quello che vuole. Renato è furbo. Tani ha cercato di avvertire voi. Ma voi stupidi. Senti, Tani, ma sei sicuro? Guarda che io non ho visto buchi. Stupidi e ingenui. Che è stata fumata? Domenico, Claudio, la testa. Dov'è la festa? Se balla. Domenico, giù. Dove? C'è la festa, dove? Dritto. Come diceva quell'amico norvegese, sebbene non mi riesca vedere pacate le bufere della vita... Anselmo, per favore! Se eroina adesso Renato salvo, se no eroina adesso Renato muore. Date colpa a me, tanto io comunque tirana. Adesso che facciamo, Tani? Aspetta, tira su testa. Tieni su. Ecco. Pupilla. Pupilla si deratta. Beh. Renato vivo! Io infermiere! Renato vivo! Oh, ma che cazzo sta la paura? Matteo, fammi fumare. Certo. Cazzo. Anselmo, qui al primo posto ci sono i comunitari.
e noi gli obiettori. Ma appunto per questo noi dobbiamo farli sentire comunitari, esattamente come noi. Va bene, allora facciamo così. Via il 3 on e 4 off e passiamo al 6 on. Matteo, tu ti prendi tutte le mattine libere e stai tutti i pomeriggi con Renato. Matteo! È qui la festa? Oh, Domenico, è tardi e qui non c'è nessuna festa. Allora vado su da Renato che si è fumato il narca. Mai più di questi scherzi. Mai più, Renato. Hai capito? Dai, corra. È andata. Fammi fumare. Che sta succedendo qua? Io credo che Renato ha mangiato pesante. Ah, sì? Adesso vediamo. Siete pure voi a mensa, pasta e fagioli, pollo e peperoni. Poi dice che uno... Il ritrovamento di numero 3 canne nella stanza di Renato rese inevitabile il nostro trasferimento a Capracotta. Comunità agricola non puoi così male. Cibo buono, lavoro all'aria aperta, silenzio. E mentre io sognavo tutte le notti di strangolare Flora, Corrado trovava nuove motivazioni nell'agricoltura biologica e nelle coltivazioni naturali. E si fermò lì. Moretti e Pallino finirono il servizio pochi giorni dopo l'overdose di Renato. Rodo Valerio ripensò al perché delle nostre proteste e dettò nuove regole. Turni di 6 ore, obiettori che dormono a casa, nuovo personale, nuovi debiti. Gli obiettori che arrivarono rispettavano i turni e non si lamentavano. E tutto cambiò. Il terzo scaglione del 95, il mio, prese congedo a maggio. Solo dopo 6 mesi trovai le forze per fare un salto in comunità. Mi sorprese scoprire che i nostri 12 mesi erano ricordati come i bei tempi. Mi sorprese anche il nuovo coordinatore degli obiettori. Sì, sì, 3 on e 4 off funziona. Comunque, Matteo, torneranno i bei tempi. Avevano fatto una scommessa su di lui. E questo è impazzito. Neanche gli auguri mi hai fatto. Perché? 5 anni dal mio incidente. Ah, allegria! Vabbè, comunque andiamo qua dietro, che danno dei cocktail gratis. Ma sono le 10. Oh, sempre tuo cervello, c'hai te. Ci pensi ancora? La vuoi vedere? A casa sua. Pensa se adesso mi alzerei in piedi. Secondo te, dove andrei? No. Ti do 1.000.000 se indovini. Andresti dall'infermierina, quella che ti faceva gli occhi dolci? La cozza. Andresti dall'avvocato, quello che ti ha fatto perdere il miliardo dell'incidente. No. Ho capito. Andresti da quello che guidava, che tanto lo sai benissimo chi era. No. Non lo so. Guarda, non te ne do uno, te ne do 100 di milioni. Ma arrendo? Andrei qua dietro a bere e basta. Gratis.